Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi avevo voglia di fare un piatto di pesce che mi ricorda un po', che mi ricordasse un po' l'estate, la freschezza un po' dell'estate. Quindi ho trovato al mercato del gambero, dei gamberetti bianchi, che faremo con il pesto di basilico. Per fare questa ricetta ci occorreranno quindi all'incirca per due persone, abbiamo pulito, ci occorrerà 250 grammi di gamberetti, un bel mazzo di basilico che andremo a lavare, dell'aglio e dei pinoli, del pepe nero, poi realizzerò anche un fumetto con le teste. Sapete che in cucina non va buttato via niente, quindi realizzerò un fumetto con le teste del gambero aggiungendo cipolla, carota e prezzemolo. Poi mi occorrerà l'olio, un po' di vino bianco per sfumare il tutto e del sale da cucina. Occorreranno all'incirca 200 grammi di spaghettoni. Adesso ci spostiamo ai fornelli e andiamo a vedere come si realizza questa buona ricetta. Allora, iniziamo la nostra ricetta preparando il fumetto. Abbiamo tolto le teste dai nostri gamberi e vi ricordo che quando si acquistano i gamberi si devono lavare abbondantemente sotto l'acqua corrente in modo tale che fuoriesca, perché vengono messi dei conservanti per non farli annerire, in modo tale che fuoriesca questo conservante dalle teste. Quindi metto le teste che ho tolto in questo pentolino. Aggiungo un quarto di cipolla, così intera, mezza carota e due rametti di prezzemolo, qualche granellino di pepe e poi vado a mettere l'acqua per coprirle, così accendo il fornello e lo portiamo a bollore in modo tale che le teste rilascino tutto il loro gusto dentro l'acqua. Ci mettiamo anche un po' di sale, senza esagerare, perché anche le verdure hanno e le teste contengono il loro sale naturale, perché essendo che sono di mare. Quindi mettiamo il coperchio e portiamo a bollore e li facciamo bollire almeno una mezz'oretta. Allora, nel frattempo che il nostro fumetto sta cuocendo, mi sono dimenticata di dirvi che deve cuocere a fuoco lento, e noi incominciamo a preparare la base, diciamo, della pietanza. Iniziamo con l'olio nel wok. Mettiamo i nostri spicchi d'aglio, ne ho messi all'incirca 3. Ecco, accendiamo il nostro fornello e li facciamo un po' sfrigolare. Appena inizierà l'olio a riscaldarsi, andremo a mettere i gamberetti. Allora, il nostro aglio sta iniziando a sfrigolare, allora possiamo mettere i nostri gamberetti e farli rosolare. Allora, il nostro gambero, come vedete, si è sbianchito perché è rosolato. Adesso lo andiamo a sfumare con un po' di vino bianco, così lasciamo evaporare. Dopo che il nostro vino è evaporato, aggiungiamo una spolverata di pepe nero
e saliamo. Stiamo attenti perché nel fumetto abbiamo pure messo il sale, quindi saliamo tanto quanto basta. Ecco qui. Adesso andiamo ad aggiungere piano piano, poco per volta, mettiamo il volume, diciamo il fornello basso. Ecco qui la nostra bisca, siccome sono due piatti di pasta, alla fine diciamo non me ne serve poi tanta, quindi andrò a prelevarla con un mestolo, l'andrò ad aggiungere ai gamberi. Questo fumetto è ottimo quando avete i gamberi e magari non dovete fare la pasta, non dovete fare, li usate solo per un secondo, ecco. Potete benissimo anche congelarlo nel portacubetti di ghiaccio, diciamo, lo mettete là e lo congelate, e quando fate un risotto alla marinara oppure fate un qualsiasi altro piatto di pesce, prelevate un cubetto di fumetto ghiacciato e lo mettete, quindi ce lo avete sempre pronto all'uso. Questo è un consiglio che vi do. Adesso, mentre che il nostro gambero sta andando un altro pochino, ma fra un po' lo spegneremo, andremo a fare il pesto. Allora, iniziamo adesso a fare il pesto. Mettiamo i nostri 3 spicchi di aglio, i pinoli, un po' di sale per schiacciare meglio l'aglio. Iniziamo a pestare. Una volta che abbiamo ridotto in poltiglia l'aglio e i pinoli, possiamo incominciare ad aggiungere il nostro basilico. Lo spezzettiamo con le mani e lo inseriamo nel nostro mortaio. Iniziamo a pestarlo. Allora, abbiamo pestato tutto il nostro basilico, adesso aggiungeremo un po' di olio. Non mettiamo il formaggio perché non vogliamo sentire il gusto del gambero, la sua dolcezza in maniera nitida e la freschezza del basilico. Quindi facciamo una sorta di pesto senza formaggio. Allora, è arrivato il momento di calare i nostri spaghettoni. L'acqua l'ho già salata. Appena saranno quasi cotti, li andrò a saltare dentro al sughetto dei gamberi. Allora, i nostri spaghetti sono a metà cottura e adesso li tufferemo in questo sughetto in modo tale da insaporirli per bene. Quindi facciamo insaporire per bene i nostri spaghetti, così che si tirano un po' il sughetto dei gamberi, portandoli a cottura. Facciamo una specie di risottatura, non è proprio una risottatura perché già lo spaghetto è quasi cotto, è più un saltarlo per... Quando hanno assorbito un po' del sughetto, andiamo ad aggiungere un altro po' del nostro fumetto. Ecco, così. E continuiamo a saltarli. Fino a che non saranno a cottura ottimata. Allora, dopo averli spadellati, li abbiamo assaggiati e sono già arrivati a cottura. Adesso spegniamo
e andiamo ad unirci il nostro pesto di basilico, perché non dovrà cuocere, se no si perde tutto l'aroma. Ecco che andiamo a mettere il nostro pesto. Non potete immaginare il profumo che c'è. Il basilico esalta molto il gambero. E adesso andiamo a siamo a fuoco spento, vi ricordo, quindi andiamo a mescolare per bene. E adesso andremo ad impiattare. Ed ecco qui che abbiamo impiattato il nostro bel piatto di spaghettoni con gamberetti e pesto di basilico. Buonissimi, non vedo l'ora di assaggiarli. E allora è arrivato il momento dell'assaggio. Vediamo come sono venuti questi spaghettoni con basilico, con pesto di basilico e gamberetti. Andiamo ad assaggiarli, a gustarli. Una bontà, ragazzi, veramente ottimi. Cercate di replicarla questa ricetta, approfittatene che ancora si trova il basilico fresco, bello e profumato. Replicate la ricetta, iscrivetevi al canale, commentate e lasciate i vostri like, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.